Bentornati sul canale dell'Armageddon Duelist Gaming. Io sono Mario, sono qui con il mio ovviamente editor Rocco Buonasera a Spalapano tutti. e compagno di viaggio, e un altro compagno di viaggio, se non di vita, no, sto scherzando, Emanuele Magari Bertolda, un'altra magari volta. un'altra volta, che a differenza di noi due, appunto, ha fatto anche top all'ICS, ha dell'incredibile, ma ne I parleremo casi più della vita, i tardi. casi della vita. Parleremo più tardi. Anche perché questo è un report del mio torneo, ma anche del torneo di Rocco e del torneo di Lele. Diciamo, cercheremo, come dire, di dire un po' i match-up, i mazzi che abbiamo affrontato, in modo sintetico, perché Sì, sennò non è il video interessante. diventa 30. No, è molto interessante. Però ecco, una breve esperienza precedente. Allora, come tutti sapete, dopo il regionale vinto a Trani mi sono ammalato. Ma gravissimamente, cioè proprio ho avuto la febbre, le placche alla gola. Giovedì e venerdì sono stato appunto chiuso qui all'hotel, se siete testimoni voi. Vorrei dire che Come fossi quasi, stato allo Spallanzani di nonostante Roma. la malattia, veramente buono, pacato, mai scorbutico, No, cioè mai scorbutico, una persona tranquillamente. dolcissima, vi Gian Giacomo mi desidero. parlava, faceva cose, io rispondevo con un sorriso sulle labbra. Come bisogna anche affrontare la vita. Tra l'altro, ce ne siamo andati, in Italia è successo il finimondo, abbiamo saputo, e quindi rimarremo qui, non scenderemo più. Però poi inizia l'ICS. Allora, partiamo con i mazzi che abbiamo portato. Io ho portato Mac Invoked. Per chi chiede, che avevo visto la profile, che portavo Altergeist, era solo per Evitare che la gente triccare sapesse gli italiani dicendo chi tutti che. quanti siamo cascati, tutti E proprio un vabbè, trick. gli italiani non ho beccati, ovvio che gli stranieri non sentivano, e quindi Vabbè, gli io ultimi quando ho due visto mi hanno la fatto profile ti ho scritto, ho partire. detto sì, Mario, io ci credo, cioè era un Ok. po' di anni. Rocco ha portato? La fotocopia del mazzo di Mario. Che mazzo di me? Scusa. Ok, vabbè, scusa. Mac Invoked, mentre Emanuele. Subterror. Subterror, diciamo che lui si avrebbe portato Subterror anche l'anno scorso, Adusto avevo proprio ottenuto pochi già. risultati, Ho perso 10 però ha dadi, fatto perso subito. 10 dadi, per le scuse della sconfitta, Perché non però hai fatto top giustamente a sto giro? Andiamo avanti. lo scopriremo presto. Comunque sia, parto prima io, così Sì. faccio. Ma scegli. Allora, Il mio è molto breve. il mio torneo inizia benissimo perché vado sul 6-0. Va detto che al primo turno becco subito quello che ha vinto l'ICS di Londra con Sky Striker, Le scuse, le scuse. Pascal, Kiva, eccetera. Quindi già stavo tutto a cavolo, primo turno su 2200 persone, top 64, 12 turni, becco uno dei più forti. Riesco a vincere 2-1 perché era Luna Time TF, diciamo che alla terza lui punta tutto su Mina Mistica, io ho messo Monocosmic perché non c'avevo più cosa sintare, e la ballo e vinco. Poi ho beccato velocemente, perché poi questi altri sono tutti cioè, persone normali. Un altro Luna però Orcust, Cyber Drago Orcust. Poi ho vinto Mirror Invoked contro un francese che sta il Team Pot, si chiama. Una pippa colossale, questo ha fatto top 64. No. No, perché guardo lui. E no, perché tipo alla terza mi fa partire. Io Aleister si prende Ash, passo, lui diceva Mech Invoked e Aleister può TK'are. Fa tipo Special Mech, Normal Aleister, Add Invocation, Salaman Great, Garden a Meshab Attack, cioè non ho TK, così quello, cioè, una cosa, questo ha fatto top Poi l'hai spiegato 64. come si faceva? Sì, l'ho Forse spiegato. per E poi mi ha qualcosa. fatto pensare, cioè, i cavoli miei. Quindi sto sul 4-0. Poi becco uno Spiral, scusate, vinco. Poi vinco contro un Salamagna con un po' di. Era magro. Con un po' di contestazione, vabbè. Diceva che io Ho perdevo capito tempo, qual è. però lui sotto order prova a fare will. Evoca Ita dopo Transcode, riadda il buffello di Wolf e prova a rinormalarlo. Quello non è perdere tempo se non cittare, però per carità. La Vinco. bolla è chiara legge 104. Esatto. Sto sul 6-0, diciamo, boh, comincio a crederci perché mo, non dico che devo fare Vabbè, ci sta, X0, sei zero però questo. insomma, punto, perdo subito da Altergeist anche lì. Zero polemica alla fine. Altergeist è un matchup Si è brutto per aperto Mac guardia. Invoked. La lista è simile a quella di Trani, manca, abbiamo solo 3-4 carte. E poi vinco contro Rocket, che non so gli effetti, però chiudevo un campo che alla fine riuscivo a ribaltare. Semplicemente Ieratico, il Savage e un Lanciare Unchained quello che spacca le che. Sì. quattro. Ah, Però scusa, a che serve calare un Unchained che spacca se si spacca un'altra carta? io ho giocato contro Rocket e lasciava sul terreno anche tipo livello 5 un razzo rosso che esce dal Ah, sì, mazzo quello che è speciale 5. dal mazzo. Esatto, ne ho effetto rapido, spacca uno sul Ah. terreno, quindi spacca E per quindi spaccare. approfittava di usare il Sì, Unchained. diciamo Però ho vinto non era un entrambe le campo volte. incredibile. Ma peccati, sì. Pantacombo Però però. non sapevo cosa facevano. Però vabbè, ho vinto. L'ultima, purtroppo, del day 1 prendo Federico Megozzi, che saluto. Giocava Salamagna. Purtroppo qui perdo per un mio errore.
lo rispiego brevemente, da come ho capito, alla terza non vedo Leicester, lasciamoli perdere proprio, però sono in una situazione di vantaggio perché ho tre Mac ignoranti in campo, più altri due Mac in mano, c'ho anche Ashe Nibiru in mano. Il mio avversario aveva semplicemente Will, che lui usava ogni turno per riciclare, pochissimi salamanca al cimitero, ribordava Wolf e bla bla bla, Ashe e Santuario in mano e due settate che non stavo mai usando. Io stavo anche in vantaggio di life points, ovviamente. Dopo aver bittato con i mech, avergli tolto già Borrelo, che era già potenzialmente un link 4 forte, al posto di lasciarli lì faccio un unicorno per levargli Will e niente, va a finire che lui top decka un'altra cavolata, però aveva l'altra Will settata, quindi ho sprecato tre mostri, lui ha fatto Hitleo con 2003 facendo meno di 5 special e ha vinto per quello. Se avessi lasciato i mech in campo, a prescindere dal fatto, non potevo sapere che aveva un'altra Will settata, però dicevo, per levare quei mech ignoranti, dovevi comunque fare tante di quelle special per arrivare al 5, quindi Ho là è voluto stato il fare la mio giocata a fine quando basta errore. essere Quindi ho ignorante. perso per quello, là purtroppo ho perso, non ci sono scuse della sconfitta, uno quando perde deve perdere, eccetera. E prima del day 2 perdo con un altro Sala, lo sapevo, un altro Shabazi tedesco, mezzo arabo, bravissimo. Qualcosa per lettino, No, niente. niente. A quel punto vado sull'X3, attenzione. Con l'X3, se vincevo le ultime due entravo al 200% perché ero quello con più in alto rating di tutti, perché tutti i grandi player che ho affrontato mi alzavano il rating. La penultima la vinco contro Shadow Invoked. Scusate ancora. Vado in bolla contro Herman Hansson, che sarebbe il ragazzino norvegese che ha fatto il mondiale, bla bla bla. Spiral Mina going second, che ho beccato tante volte su DB, era proprio lui. Niente, vince il dado, mi fa partire, ma vinco io la prima perché faccio in permanenza su Unicorno. Cos'è DB, scusa? Dolin Book, questo non era il sito ufficiale Conan. E la seconda mi fa partire, mi OTK, la terza faccio Mina, lui non aveva niente per rispondere, aveva l'out nel mazzo, quindi parte una cosa infinita, su, vai tu, passo, 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 passo. Arriva il judge e fa una sorta di investigation perché lui in pratica scartava a fine turno le carte dopo le 6 e poi rimischiava di resort ed era una giocata illegale. Non gli hanno dato il game loss perché non Cioè inficiava la non cosa puoi di. rimescolare la carta che scarta? O non. Quando tu scarti dalla mano dopo che hai 6 carte, dopo che hai 7 Sarebbe carte, 8 dopo di carte, quello che quello giusto, sì, ok. e niente, gli hanno dato solo warning, anzi, hanno dato warning pure a me, vabbè. E poi alla fine lui top deck out e vince, diciamo, quindi io perdo in ball. Ma adesso, diciamo che comunque sono soddisfatto del torneo, dai, alla fine. Non è assolutamente un brutto risultato, ci sta. Bisogna migliorare. Niente, adesso gli eventi grossi non ce ne saranno. Ci rivediamo al nazionale. Adesso ci buttiamo dei regionali, quelli ignoranti. Per il resto, io direi: innanzitutto di dare la parola a Rocco. Tu hai portato Mac in Ho Vogue. dato Mac Invoked, però purtroppo il fato non mi è stato amico. Più delle volte sono successe situazioni alquanto strambe, di desire bannare le tre invocation. È perché ne giochi troppo poche. Se ne sono Oh, quattro, va bene. pescare Kaiju in permanence con mano full Mech Knight, utile quanto lo zero. Assolutamente. Più che altro, più che in mio mazzo era Mac Invoked, era Mech con Kaiju. Ah, ok. Kaiju Una Mech. versione Kaiju basata Mech. sui Kaiju Kai. Mech con top deckata sempre di turno di Ash, Ah, inutile. sì. Ho le mie Ma mani. quanti Kaiju giocavi? 10? Due Kaiju Dovevi giocavo. giocare Cioè, quello Seeker, però. l'ultima mano non me Quello. la scorderò mai. È stata Desire, Ash, Instant. Sesta carta, Ash. E quindi niente, lì ho capito E proprio che vabbè, doppia, tripla coppia. il Facevi. mazzo Non ha girato, non ha dai. girato Diciamo che allora, come doveva. Mac Invoked al momento ha fatto anche nella top 8 dei ricessi c'è stato Shadow Invoked, spara a tutti i mazzi. Diciamo che Mac Invoked ha due debolezze. Di primo ovviamente soffre molto, parte secondo deve avere veramente la mano ben fatta, ovvero una entra per evitare che ti faccia un campo ribaltabile, la Leicester per partire ovviamente, e poi una carta fra Instant, il Kaiju, i Sì, Mac, perché cioè se deve avere comunque una parti concatenazione di carte. Aleister Instant, fai Millennium, blocchi l'HT e niente, inizia a sgommare. E quindi vabbè, diciamo che ci sarà tempo per sistemare la cosa, poi cambieranno le regole, sia Invoker che Shadow saranno favoriti da questo, ma bando alle ciance, Emanuele, scelgo te, qualcosetto delle Pokéball, a te la Regalamelo, parola, di tutte le cacchiate, cioè di tutto quello che regalamelo. vuoi. Allora, io ho Soprattutto la storia beccato, del tappetino. arriveremo anche ancora. Io sono partito con zero speranza, veramente. Ci Un scusi, stiamo attimo, lavorando, stiamo però. lavorando. Vedo anche Gian Giacomo.
E partito la prima, con zero speranza, chissà che cacchio becco, così via. Completamente il main per combo, così via. Alla prima becco sub terror, mirror, si vince. Poi ho beccato, mi iscrivo perché non ho la memoria di Mario. Assolutamente. Memoria non ferrea. Non sai pro come te. Sicuramente devo ricordare quelle che vinco, sono tre. Poi becco Salaman Great, anche qui vinco. Rocket di Typhoon. A me, ho fatto la stessa roba lì. Partito lui la prima, cioè, tutte le carte in tedesco. Vince lui la prima, ha vinto la seconda, la terza. Ogni virus per quelle robe del genere. Comunque sì, a posto. Altergeist, qui vinco. Mac. Invoked Trickster. Ah, pure quei Trickster. Sì, aggiungiamo i Brick. Sì, sì, nonostante abbia perso quei ultimi interi, questo tipo ha fatto partire per fortuna. Quando vede così. Sì, al secondo turno True Draco. E sono rimasto veramente di merda perché il matchup più brutto. Tu dici che parolaccio era? Brutto non è una parolaccia. Merda. Ah, vabbè. Sì, questa è TV Verità. Questa è TV Verità, ricordatelo. True Draco. È un servizio. Che è tipo il matchup più brutto che possa avere, perché se io parto mi fa tributo trappola, spacco pure, orribile. Vinco in maniera miracolosa la prima, perdo la seconda, lunghissima, alla terza la faccio partire e gli ho fatto nel mio turno Reincarnation Tony, ha perso. Perché come vedete la profile più sì, lui giocava sul terror, però anche reincadrò la combo reincadrò. Sì, volevo qualcosa che si vincesse in modo scorretto. Questo per anche per informare un po' che molti pensano che Turudrago sia morto. Il 3 vs 3 dell'ICS in America ci sta un team di tre ragazzi che giocano entrambi Turudrago. Sono undefeated, cioè non hanno perso una partita e giocano True Draco con il second con a mano. Tutte e tre a maniguato, normal, con tutto il campo bello apparecchiato. Quindi tu lanci il sasso e nascondi la mano. E nascondi la mano. Che battutone. E alla fine niente. Poi ho beccato Mordanini contro cui ho perso, che giocava... Salutiamo anche Mord. Spyro. E qui c'è una cosa di molto particolare, perché mentre sto giocando e sono... X turni, arriva il judge e mi dice devi cambiare il tappetino perché è inopportuno. Guarda, non dico che sia la cosa più... Vabbè, però ci sta alla fine. Ho capito, non è che c'è un po' il... Ah, per immagine... Vabbè, sì, allora... Detto perché non è adatto... Cioè, consigliamo la veduta ai bambini da parte di questo reperto comunque offensivo nei confronti. Fatto sta che devo giocare... dell'immagine pubblica, devo del giocare il resto del game, cioè questo stiamo giocando, siamo 1-1... Cioè, c'è gente che sta morendo e questo gioca le stiamo immagini. Così, arriva il judge e fa... Gente che sta morendo, la sinistra che ormai ha la ormai spadroneggia, insomma. E devo giocare con... Cosa al contrario, però va bene. Poi va bene. Il nostro caro Rocco mi dà il tappeto dell'Armageddon. E tra l'altro, la storia da molta gente che fa: ah, dell'Armageddon! E io, no, guarda, sono un team d'alto, sono wow. Sì, salutiamo il team wow, i lupi, au, eccetera. Ciao, capitano. Tappetino porta fortuna per chi lo volesse. Che... Non coprite la mia faccia, che è la cosa che genera più. Dopo, questo qua, un po' sconfortato, ovvero con 6-0. Ah, stiamo ancora a 6-0. Muoviti! 6-1 adesso. 6-1, Iro. Sì, prima ci per quello che riesco a tirare in vita mia, Thunder sull'8-1, non so come faceva stare 7-1, piccolo lì, e torno a casa con l'8-1. Con l'8-1 che prende è un grandissimo risultato. Non ho dormito la notte perché... Ah, ti stavi... Sì, no, no, ti voglio una bella, che io stavo... Danza, dovrò dormire 4 ore, tipo, oggi becco Altergeist, vinco la prima, vabbè. Altergeist. Mannaggia la miseria, problemi tecnici. Risolveremo. Ecco, ho risolto subito, okay, scusate. Dopo, ancora un Altergeist, stavolta perdo e la paura mi assale. Perché stavi 10-2? Stavo 9-2 a quel punto. No. Sì, stavo 8-1, 9-1. 9-2. Ah sì, sì, giusto. 9-2, questa ragazza ha fatto 10-1 alla fine. E l'ultimo contro Spiral, perdo ancora 9-3, quindi sto. Va detto che lui, è vero che stava 9-3, però era il punteggio limite. Ero 8-1, nel senso, quando uno sta 8-1 ha un rating spaventoso, quindi è ovvio che... Sei entrato come 55, sei visto nel secondo che, sì, di rating. Visto che sono entrati una quindicina di X3, visto che lui sta 8-1. Poi lui, vabbè, giustamente, c'ha un po' la paura anche perché aveva perso l'ultima, eccetera. Ma perché due anni fa, sempre a Utrecht, con un rating decente diverso, X3 ve l'ho chiusi e sono rimasto fuori. Sì. Era, diciamo, non so... Ah, no, vabbè, sì, ma... Era diversa la situazione, però come la rivivi. Sì, la rivivi di nuovo. Poi top 64 e becchi colui che poi ha vinto l'ICS. Il giocatore migliore del torneo è... Cioè, il francese chiattone. Longilineo, no, beh, non offendiamo, per favore. Era magro come quello lì. Sì. Il giocatore di sala è così. Sì, il solito francese e poi ha vinto l'ICS. Infatti noi stiamo facendo dopo la conclusione dell'ICS che giocava Salamagna. E ci è andato per la vittoria perché i premi di Konami sono molto importanti. Sì, assolutamente. Alla verità, Konami... infatti, per la top 64 non fanno. Bisognerebbe fare un video contro i premi della Konami. Ops, l'ho già fatto. Sono già stato eletto al grande idolo della rivoluzione. Molto carino. Continua a preferire quello della maga, comunque.
quello della no, beh, questo però almeno può insegnare i bambini a essere tra il cuore voi, delle carte, eccetera. Voi, va bene, allora non so quanto siamo arrivati, ma diciamo che è un 15 di minuti. Allora, questo è il nostro report. Ovviamente anche Gianji ha fatto il suo ICS. Ciao. Non si presenta perché è mutande. Probabilmente porteremo la sua profile. Sì, sì. E, sì, attendete quel video perché sarà 50 il video, like. Il video a 50 like dell'anno. Se arriva a 50.000 like, no. Lasciamo un dato in bocca a Villa. Mina Burn. E vabbè, quindi, allora, ovviamente è stato un viaggio fantastico, ringrazio appunto i miei compagni di viaggio, stanze comunicanti, siamo tutti connessi, insomma. E niente. Ci divertiremo domani a visitare Amsterdam perché torneremo martedì, visto che c'è il virus in Italia, stiamo più il tempo possibile lontani. Amsterdam tutta la notte? No, tutta la notte Mario dorme. No, poi voi... la notte con che mignolo. Oddio, alla fine mezza rima era pure sua, suonava. Sì, esatto. Ci stava, dai. Che sono vecchio. Bene, allora, grazie a Emanuele, grazie a Gianni, grazie a Rocco, il team Armageddon, il team quello che è. Wow. E niente, noi... Si diriga intanto a chiudere? Sì, sì, vado. Ci vediamo al prossimo video. Dado.